Il PD comunale e regionale per bocca di Piero Giampietro e Antonio Blasioli vanno all'attacco dell'amministrazione comunale di Pescara sui centri vaccinali e dosi carenti. Dopo la chiusura del Palatirino, dicono, c'è stata una grande disorganizzazione. Perché purtroppo dopo che il 30 di settembre ha chiuso il Palafiere di Vetrino, che ha un ottimo esperimento, evidentemente è appunto reso ottimo grazie al lavoro dei volontari, una volta che la palla è tornata completamente nelle mani del Comune di Pescara, si è assistito ad una serie di ritardi clamorosi, perché ricordiamo che fino a ottobre il Comune ha spalleggiato la scelta folle di concentrare tutte le vaccinazioni all'outlet di Città Sant'Angelo, che dista più di un'ora di macchina nelle ore di punta da Pescara. Poi, soltanto su pressione della città ha aperto il polo vaccinale a Porta Nuova, tuttavia non potenziandolo come appunto dovuto, e adesso il balletto di questi giorni fra la scuola media Foscolo con la palestra che doveva essere data in concessione al centro vaccinale senza sentire i genitori, poi con una trattativa lunga con il palafiere e poi adesso con appunto l'idea di far convivere il centro vaccinale con la scuola, con il liceo Marconi dentro al palazzo Fuxas. Il problema è che con questi ritardi Pescara purtroppo è diventato il buco nero dei tempi di vaccinazione, sia per i bambini che per gli adulti. Ma ci dicono che siamo in guerra e siamo in guerra con l'armata Brancaleone, una disorganizzazione totale che mette a rischio la salute di tantissime persone. Voglio fare qualche esempio. Il primo, ci abbiamo messo tantissimo tempo per trovare un hub vaccinale su richiesta del Partito Democratico con forze di maggioranza in comune che avevano votato contro il nostro ordine del giorno. Adesso è stato individuato nel Palazzo Fuxas. Voglio precisare che lì c'è una scuola, ci è stato trasferito il Marconi. Ma c'è una grande, grande carenza di vaccini. Guardate, persone in fila, al freddo, gente che ha la scadenza del Green Pass al 1° di febbraio, perché viene portato a 6 mesi, che non riesce a vaccinarsi, che ha prenotazioni successive. Allora vogliamo fare una proposta. Bene questo hub vaccinale, anche se tardivo, ma si organizzino degli open day per tutte queste persone che dal 1° di febbraio non potrebbero più andare al lavoro, sono fuori legge. E la stessa cosa si faccia per i ragazzi, per i bambini. È stato aperto un baby hub, aperto per 4 ore al giorno. È inaudito mandare le persone a vaccinare i propri figli a Teramo, ad Atessa e in altri posti. In ultimo, una questione che riguarda il pronto soccorso di Pescara. Lì ci sono dei dirigenti medici che da 2 anni stanno al fronte rispetto alla pandemia e rispetto all'emergenza in generale. Basta a buttare la croce su questi medici. Su questo, insieme al gruppo comunale del Partito Democratico, chiederemo un consiglio comunale straordinario. Di contro, soddisfatta l'amministrazione comunale di Pescara per l'accordo raggiunto, il secondo hub vaccinale sarà allestito nel polo direzionale De Cecco. I locali del Palazzo Fuxas al piano terra, che hanno una piezza di circa 1.000 metri quadri, dicono si prestano alle finalità di collocarvi diverse linee di somministrazione. Da oggi saranno avviate tutte le procedure per aprire il centro il più presto possibile.